Benvenuto sul nostro canale. Attendiamo con impazienza il tuo contributo gradendo e iscrivendoti al nostro canale per mantenerlo in crescita. Se hai commenti, lascia un commento sotto ogni video. Proveremo a migliorare meglio i video imminenti. In questo video parliamo di anticipazioni dei Dreamer. Padre Ken è gravemente malato e non può sopravvivere. Sanem. Quando siamo in taxi, provo l'impulso di chiedere a Leila se in agenzia ci sono uomini con la barba. So già che questa domanda mi costerà cara e che Leila mi farà mille domande. Ma non mi importa. Adesso l'unica cosa che desidero è dare a quell'uomo un volto e un nome. Leila non mi dà una risposta soddisfacente, così ripiombo nel mio silenzio. Recupero dalla borsa il cellulare e trovo i messaggi di Ian che, naturalmente, non vede l'ora di conoscere tutti i dettagli di quel meraviglioso bacio. Non faccio in tempo a risponderle che mi arriva una sua chiamata. Rispondo, facendo attenzione a non svelare dettagli che possano insospettire Leila. Ma mia sorella è furba e attenta. Dalle mie risposte sussurrate, capisce che io e Ian stiamo tramando qualcosa e la sua curiosità non tarda a manifestarsi. Metto giù in fretta tra le urla di protesta di Ian e lei la parte subito all'attacco. Cosa combini, Sanem? Che ti importa, Leila? E tutta la sera che mi eviti e adesso, improvvisamente, ti ricordi di avere una sorella? Rimproverarla non serve a farla desistere. Non cambiare discorso. Parlavi con Ian. Avanti, racconta. Mi stai rimproverando, Leila? Ma sentiti. Sei diventata identica a mamma. Scusa, la mia era solo curiosità. Non attacca con me, sorellina. Hai ancora quel tono. Va bene, allora non dirmelo. Tanto lo so che sarà una delle tue solite trovate. Pensa pur quello che vuoi, cara sorella. Non potrai mai immaginare quello che è successo. Sorrido soddisfatta. Emre. Ho corso sul ponte dei martiri come un folle per raggiungere Aileen. Non doveva fare quella sceneggiata in teatro stasera. Sta mettendo a rischio la mia copertura. Ad un passo dal conquistare il posto di mio padre, non posso permettermi passi falsi. Quando mi apre non le do il tempo di parlare. Cosa ci facevi alla festa, Aileen? Sono troppo arrabbiato per intrattenermi inconvenevoli con lei. Non lo so, mi ci sono trovata per caso. Sul serio, Aileen? Stai scherzando, vero? Ti rendi conto che stai mettendo in pericolo la nostra relazione e la mia posizione in agenzia? Mi invita a parlarne dentro, ma non so se ne ho davvero voglia. Questa donna mi fa impazzire. È così bella e crudele, impazzisco solo a guardarla, ma c'è qualcosa in lei che mi spaventa. Sono attratto da lei come un'ape dal miele e non so resisterle. Accetto l'invito. Quando siamo dentro all'appartamento, Aileen mi dice che avrebbe voluto confessare a tutti che io e lei stiamo ancora insieme, che non ci siamo mai lasciati. Mio padre, secondo lei, le ha rovinato la vita licenziandola e impedendoci di sposarci. Ma è una sua convinzione. Mio padre non la odia. Almeno non nel modo in cui crede lei. Mi preparo uno scotch ed esco sul patio a prendere aria. Aileen deve accorgersi che mi sento sotto pressione e mi raggiunge. Non te ne sarai pentito, Emre. Vuoi lasciarmi? Sta per andare via, notando il mio silenzio, ma l'afferro per un polso e la attiro a me. Aileen, sto rubando i clienti a mio padre per te. Ti rendi conto di quanto ti desidero? Cos'altro devo fare per convincerti che sto facendo sul serio? Sono mesi che ti chiedo di lasciare l'agenzia e di diventare mio socio in affari, ma non mi ascolti, Emre. Non posso farlo, Aileen. E sai perché? La lascio per qualche istante sulle spine. Perché papà lascerà a me il timone della Ficri Arica. La vedo sbarrare gli occhi, è incredula. Cosa? Sei sicuro? Sì, Aileen. Dirigerò io l'azienda e tu sarai al mio fianco. Emre, stai viaggiando troppo con la fantasia. Tuo padre non mi lascerà mai entrare da quella porta. Fa un cenno verso l'ingresso, ma ovviamente si riferisce all'agenzia. Sono stanco delle chiacchiere. Le dico di fidarsi di me e la trascino verso l'interno. Poggio al volo il bicchiere vuoto sul tavolo al centro della stanza e afferro Aileen per baciarla. Ho un'altra sorpresa per te.
ma ne parliamo dopo. Continuo a baciarla, spostandomi sul collo e lasciando ben chiare le mie intenzioni. Lei insiste per saperne di più adesso. Ma ho altri piani per me ed Aileen in questo momento. Sanem. Il taxi ci lascia sotto casa. Entriamo in punta di piedi per non svegliare mamma e papà. Appena mi richiudo alle spalle la porta della mia cameretta, tiro un sospiro di sollievo. Avevo bisogno di stare da sola a raccogliere i miei pensieri. Sono ancora sulle nuvole e sento che mi manca il terreno sotto ai piedi. Nella mente corrono rapide tutte le emozioni di questa lunga giornata. Mi siedo sul letto, e quella pazza squinternata di Aiyan per poco non mi fa morire dallo spavento quando la trovo nel mio letto. Naturalmente, deve essere entrata dalla finestra. Non vedeva l'ora che le dessi tutti i dettagli sul mio nuovo lavoro e soprattutto su quel bacio. Quel meraviglioso bacio al buio del teatro, con quell'uomo misterioso che mi ha rubato il respiro, l'anima e il cuore. Sono bastati pochi minuti per farmi sua. Eppure non so chi sia. Conosco solo il suo profumo e il suo sapore. Non so che aspetto abbia. E così, di fronte alla raffica di domande di quella curiosona di Aiyan, le racconto tutti i dettagli del bacio. Insieme a lei mi sforzo di risalire a qualche informazione in più che possa aiutarmi ad identificare quell'uomo, ma le uniche cose che continuano a venirmi in mente sono le sue scarpe nere, lucide ed eleganti, e quelle braccia sode e muscolose che ho avuto occasione di sfiorare per un istante. A parte naturalmente la lunga barba che mi solleticava dolcemente naso e mento. Di certo deve essere un uomo dalla presenza importante, non un ragazzino gracile e smilzo. Posso solo immaginare quanto possa essere bello. Forse sono innamorata di lui. Non saprei dirlo. Non mi sono mai innamorata di nessuno. Ma se questo non è amore, allora che nome potrei dare a questa sensazione meravigliosa che provo? Dobbiamo trovargli un soprannome, Sanem. La mia amica ha sempre delle idee geniali. Devo dire che non ci avevo pensato. Ma in effetti non è una cattiva idea, visto che non conosco il nome. Almeno posso riferirmi a lui in qualche modo. Ci penso su un attimo. Mi ritrovo a guardare il poster degli Albatros che ho appeso proprio accanto al letto. Sono sempre stati di ispirazione per me. Lo chiameremo Albatros. Mi stendo sul letto, colta dall'irrefrenabile voglia di chiudere gli occhi e tornare con l'immaginazione a quel momento fantastico. Perché proprio Albatros? L'Albatros è un uccello che puoi trovare alle Galapagos, Aiyan. Sorvola gli oceani attraversandoli in lungo e in largo. È un uccello bellissimo, che passa la maggior parte della sua vita in volo. Possiede delle grandi ali meravigliose. Può volare instancabilmente per giorni e giorni e può trascorrere molto tempo in aria senza battere le ali. Tocca terra solo per nutrirsi e moltiplicarsi. Inoltre è un uccello monogamo. Sceglie la sua femmina e sarà lei l'unica, per tutta la vita. Per questo lo chiameremo così. Aiyan mi sorride, soddisfatta. Poi mi saluta per tornare a casa e io rimango sola con i miei pensieri. Sono distrutta. I miei piedi urlano pietà, ma non sento ancora la stanchezza. Sono sconvolta da quello che è successo mezz'ora fa in teatro. Ho ancora la pelle d'oca se ci ripenso e mi sento addosso ancora l'odore intenso di Albatros. Spero che non andrà via. Stanotte mi terrà compagnia. Ken. Quando rientro a casa con papà, sento il bisogno urgente di prendermi un po' di tempo per stare da solo. Esco in giardino a distendere i muscoli. Il pensiero vola a quel bacio. Non riesco a farne a meno. Dovrei riflettere sul futuro dell'agenzia e soprattutto sulla situazione di mio padre, ma non sono padrone della mia mente. Il mio cervello si rifiuta di collaborare. Sento ancora addosso quell'odore incredibile di fiori. Non ci penso proprio a farmi la doccia e a lavare gli abiti che avevo in teatro. Quella donna è già una droga per me. Darei qualsiasi cosa per averla adesso tra le mie braccia e baciarla come si deve, assaporarla di nuovo, sentire la sua pelle contro la mia. È un chiodo fisso. Il pensiero di quel sapore dolce e delicato mi sta torturando. Mi mordo le labbra per tenerlo a freno. Mi accorgo che, nonostante i baci dati a Polen, quel sapore è ancora lì. Non è in superficie, è sotto la pelle. Non so quanto tempo passo lì fuori a riflettere.
Quando ritorno in me, rientro in cucina per prendermi da bere e trovo papà a prendere delle pillole. Immagino a cosa possono servire, ma fingo di non saperne nulla. A cosa servono queste medicine, papà? Niente di importante, figlio mio. Roba da vecchi. Mi sorride per tranquillizzarmi. Quanto vorrei poterlo abbracciare e consolare. Mi limito a ricambiare il sorriso. Prendo il bicchiere e la bottiglia di scotch e mi sposto con papà in giardino. Ci sediamo sulle poltroncine di banano intrecciato e l'aria si fa subito malinconica. Ti vedo stanco papà, stai bene? Sì, sono un po' stanco. Che ne dici se vengo con te in barca, papà? Passiamo un po' di tempo insieme. Fa che dica di sì. Sarebbe magnifico figlio mio, ma non posso lasciare l'agenzia, dopo quello che è accaduto oggi in teatro. Rimanderò il viaggio. Non dire sciocchezze. C'è Emre qui a curare gli interessi dell'impresa. Non posso permettere che papà metta a rischio la sua vita, rimandando ulteriormente le cure. Quante altre volte devo dirti che Emre non ha creatività? Non può dirigere la Fikri Arika. Non posso buttare all'aria 40 anni di attività. Rimanderò la partenza. Resterò io a dirigere l'agenzia finché non rientri tu. Papà non mi lascia scelta. Devo assumermi, anche controvoglia, questa responsabilità. Devo farlo per forza, non ho alternative. Non puoi farlo, Ken. Hai ragione quando dici che hai il tuo lavoro e i tuoi impegni. Hai ricevuto una proposta importante, che non puoi rifiutare. Non posso chiederti di fare una cosa del genere. Rimanderò il progetto di qualche mese. Non è un problema, e nel frattempo trovo la spia. Davvero lo faresti, figliolo? Certo che lo faccio, papà. Però mi raccomando, non tornare prima dei 3 mesi, prometti? Te lo prometto. Sorridiamo entrambi, ma entrambi abbiamo il cuore a pezzi. Emre. Dopo l'incontro con Eileen, mi sento più carico, più propositivo. Lei è la mia valvola di sfogo. Mi basta passare qualche ora a letto con lei per ritrovare le energie. Ritorno a casa da Ken e papà e vado dritto in giardino. So di trovarli lì. Mi blocco sulla porta mentre sento queste parole uscire dalla bocca di mio padre. Quante altre volte devo dirti che Emre non ha creatività? Non può dirigere la Fikri Arika. Non sono sicuro di aver sentito bene. Resto lì impalato, incapace di muovermi, mentre continuo ad ascoltare quella conversazione, pentendomene immediatamente. Vorrei uscire allo scoperto e strillare come un pazzo, urlare tutta la rabbia e la delusione. Pensavo di aver toccato il fondo, ma sprofondo ancora di più quando sento mio fratello Ken dire a papà che ci penserà lui all'agenzia, nell'attesa del ritorno di mio padre. Non posso crederci. E io che mi sentivo in colpa per avere una relazione segreta con Eileen mentre loro tramavano alle mie spalle. Non posso resistere un attimo di più. Non ce la faccio a sentire quei discorsi. Ho lavorato sodo per anni, sperando di conquistare il posto di papà, quando lui sarebbe andato in pensione. E tutto quello che ho ottenuto è la sua commiserazione. Ho deciso, torno da Eileen e accetto la sua proposta. Non voglio sprecare un minuto di più. Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo nei prossimi video.